Salve bambini, oggi parleremo dell'acqua e dei passaggi di stato dell'acqua. Sono la maestra Kati. Il nostro pianeta è coperto per la gran parte di acqua. È inoltre un elemento fondamentale per la nostra vita ed è presente ovunque, nei fiumi, nei mari, nei laghi, ma soprattutto in noi. Gli esseri viventi infatti sono formati per gran parte da acqua. Senza di essa non possono sopravvivere e per questo ne hanno continuamente bisogno. Noi siamo formati dal 65% di acqua, i vegetali dal 60% e gli animali dal 70% di acqua. L'acqua nella natura si può trovare in diversi stati. Solido, come il ghiaccio, liquido, come l'acqua che beviamo, gassoso, come le nostre nuvole, e l'acqua che evapora dalla pentola della mamma che cucina. Proviamo ora a fare un esercizio insieme. Completiamo con le parole solida, liquida e gas. Allora, il ghiacciolo è composto da acqua in forma solida. La grandine e la neve sono gocce di acqua che è diventata solida. Il vapore che esce dal ferro da stiro è acqua in forma di gas. Il mare è acqua in forma liquida. E l'iceberg è acqua in forma solida. Adesso andiamo a vedere cosa significa parlare dei passaggi di stato e soprattutto cosa significa fare un passaggio dallo stato solido allo stato liquido allo stato gassoso e viceversa. Bene, in questo schema possiamo vedere bene tutti i passaggi da quello solido a quello liquido a quello gassoso. Se seguiamo le frecce rosse, possiamo vedere che passare dallo stato solido allo stato liquido significa fare una fusione che avviene quando c'è più calore. Quando riscaldiamo un cubetto di ghiaccio si trasforma in acqua. Il passaggio di stato in cui il ghiaccio si trasforma in acqua è chiamato fusione. Eccoci di nuovo con il nostro schema. Per passare dallo stato liquido allo stato gassoso, parliamo di evaporazione, che avviene quando c'è più calore. Se l'acqua viene riscaldata, come la mamma fa quando mette la pentola sul fuoco con l'acqua, evapora e si trasforma in vapore acqueo, tutte quelle bollicine che vediamo salire sopra e uscire dalla pentola. Il passaggio di stato in cui l'acqua si trasforma in vapore acqueo si chiama evaporazione, che avviene anche in natura.
possiamo fare il passaggio anche indietro, cioè fare la stradina che porta, quindi la freccia blu, che porta di nuovo allo stato precedente, cioè dal gassoso di cui abbiamo appena parlato, tornare allo stato liquido. E come possiamo fare? Come avviene questo processo? Deve esserci meno calore e quindi parliamo di condensazione. Il vapore acqueo, quando si raffredda, si trasforma di nuovo in goccioline d'acqua, come quelle che vediamo sulla finestra quando fa più freddo. Il passaggio di stato in cui il vapore acqueo si trasforma in acqua è chiamato condensazione. Ultimo passaggio, se vogliamo a questo punto parlare della trasformazione dello stato liquido allo stato solido, quindi al ghiaccio di nuovo, parliamo di solidificazione, che avviene ovviamente quando fa ancora più freddo, quando c'è ancora meno calore. L'acqua, quando si raffredda, si trasforma di nuovo in ghiaccio. Il passaggio di stato in cui l'acqua si trasforma in ghiaccio è chiamato solidificazione. E adesso riproducete anche voi questo schema sul quaderno. Disegniamo i nostri cubetti di ghiaccio, che rappresentano lo stato solido, il bicchiere d'acqua, lo stato liquido, e la nuvoletta, lo stato gassoso. Per far sì che l'acqua passi dallo stato solido allo stato liquido, occorre la fusione, che avviene con maggiore calore. E dallo stato liquido si può passare allo stato gassoso attraverso l'evaporazione, che avviene quando c'è più calore. Il vapore acqueo si può trasformare in liquido di nuovo, quindi in acqua, quando viene a contatto con meno calore, quindi attraverso la condensazione, quindi torna ad essere liquido. E il liquido, se viene messo ad una temperatura molto bassa, molto fredda, diventa di nuovo ghiaccio attraverso la solidificazione. Grazie bambini per l'attenzione e alla prossima puntata. Maestra Katia.